dimostrata facile anche sul campo, l'importante per voi era non perdere la concentrazione in vista di una settimana dura. Sì, esatto, siamo partite con il piede giusto, abbiamo spinto fino a subito, abbiamo fatto qualche errore di troppo forse in battuta, però ci stiamo lavorando e niente, loro sono state molto brave perché hanno difeso tanto e niente, questo. Ecco, su cosa state lavorando in battuta? State cambiando qualcosa tatticamente? No, stiamo cercando di limitare il più possibile gli errori perché comunque ci siamo resi conto che è una cosa che stiamo sbagliando un po', dove stiamo sbagliando un po' troppo, e quindi niente, questa è una delle cose che vogliamo migliorare. Oggi però appunto ancora qualche errore di troppo. Sì, 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 però vabbè dai, ci stiamo lavorando come ho detto. Ti lascio Giulia, poi ti faccio un'altra domanda. Mi porto un po' nel futuro, anche col tuo allenatore abbiamo un po' parlato di queste tre partite che adesso avete di Champions e siamo entrati un po' nel vivo nel quello che sarà la sfida contro il Fenerbahce. Te che partita ti immagini? Un po' diversa forse da quella che è stata in casa vostra? Sì, sicuramente. Anche perché loro hanno cambiato qualche giocatrice, ad esempio è arrivata Robinson che comunque gli darà molta più stabilità in ricezione anche, e quindi niente, noi dovremmo lavorare bene a muro come abbiamo fatto all'andata e niente, vedere come andrà. Avevate battuto molto bene in quell'occasione, se non sbaglio. Sì, sì, assolutamente, le avevamo messe in difficoltà e speriamo di farlo anche questa volta, ecco. Allora, guarda, Giulia mi ha preceduto, volevo parlare di Champions, quindi ti liberiamo. Grazie mille. Ciao. Grazie ciao. Sara, ciao. Sentiamo naturalmente Trento, ed è con grande piacere che salutiamo Benedetta Marcone. Allora, esordiente vera oggi, al di là di qualche comparsata nel corso della stagione, finalmente subito a titolare in campo contro Conegliano. Insomma, una giornata al di là della partita, del risultato da ricordare. Beh, decisamente sì, un'emozione incredibile, un sogno che si avvera e diciamo che... Grazie al Covid, anche se non si dovrebbe dire. No, diciamolo. Non lo diciamo? No. Però sono contentissima, è stato davvero bello. Un'emozione enorme. Tra l'altro, appunto, avete attraversato un momento davvero difficile. Sì. Non giocavate da più di un mese. Adesso, come diceva anche il vostro tecnico, c'è soprattutto una condizione da ritrovare. Assolutamente sì. Adesso dobbiamo ritrovare il gruppo, dobbiamo ritrovare tecnica, dobbiamo ritrovare fiato, dobbiamo ritrovare la squadra, quello che siamo. E sicuramente a breve ce la faremo. Torniamo meglio di prima. Grande festa dopo il tuo primo punto. Hai visto? Mi vogliono bene le ragazze. Ti vogliono bene, sì. Vai Giulia. Prima con appunto Matteo Bertini abbiamo un po' parlato di quello che su cui avete lavorato in queste settimane. Su cosa, se possiamo saperlo appunto più sul dettaglio, siete andati appunto ad analizzare, visto che mi ha detto qualche volta all'inizio eravamo quattro, quindi abbiamo fatto abbastanza tecnica individuale. Abbiamo fatto assolutamente tecnica individuale perché eravamo sì all'inizio in tre, poi quattro, però dovevamo star separate. Quindi io ho lavorato tanto su ricezione, attacco, su quello che devo fare io, insomma. E ognuno ha lavorato sul suo. E poi pian piano, man mano che rientrava qualcuno, ci siamo allenate di nuovo in quattro, però insieme, poi in sette, adesso in dieci da due giorni. E vediamo di recuperare le ultime due prima possibile, da poter ritrovare la squadra. Grazie mille. Grazie allora. Benedetta. Grazie, e allora speriamo di ritrovarti in campo presto, anche quando ci sarete tutte. Intanto, speriamo. Complimenti per oggi. Grazie ancora. A te. Ciao. Giulia Gennari, a me piacciono queste partite, Giulia, perché abbiamo la possibilità di sentire anche qualcuno che vediamo e sentiamo ciao. Meno. Ciao Giulia, allora oggi titolare dall'inizio, hai guidato le tue squadre, le tue ragazze direi, con grande tranquillità ed efficacia. Grazie mille. Sì dai, sicuramente ci aspetta un momento impegnativo, quindi il coach ha bisogno di tutte noi pronte, aggressive e concentrate, quindi... Sono fatta trovare pronta. Alla fine cambia poco, Santarelli sì. Manda in campo un po' chi vuole e più o meno, dai, al di là ovviamente sì. Di ovvie piccole differenze che ci possono essere, voi rispondete tutte. Sì, siamo sempre pronte, siamo una bella squadra, bella affiatata, ci aiutiamo molto, quindi quello ci aiuta poi in campo a sopperire alle mancanze magari. Com'è lavorare con Asha? Molto bello. Molto bello sia pallavolisticamente parlando che come persona, insomma si è instaurato un bel rapporto e è molto stimolante e molto divertente. Ma quanta voglia hai di prendere un po' la tua strada da sola? Tanta, 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 sì. Di giocare un po' di più?
Arriveranno i miei momenti. Arriverà, sicuramente. Prego Giulia. Ma io semplicemente, oltre ai complimenti, anche si vede proprio il feeling anche con Gichel, magari qualche volta c'è stata qualche palla bassa per lei, però penso che sia una cosa su cui lavori molto anche durante l'allenamento, proprio per, in vista anche del doppio cambio. Certo, certo, sì, sicuramente con Lulu è una delle ragazze con cui mi alleno più frequentemente, perché mentre il resto girano tutte, lei è quella che sta un po' più con me. E sì, c'è un bel feeling, mi trovo molto bene con Lulu, mi piace giocare con lei, mi piace molto come giocatrice, quindi spero che questo si veda da fuori. Assolutamente, in bocca al lupo per questi giorni molto impegnativi. Grazie, perché ci servirà. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie, ciao. Nel frattempo Giulia, sono arrivato un po' di seme, poco da fare. Sì, decisamente, sicuramente dovremo impegnarci a recuperare l'aspetto fisico. L'entusiasmo che ci ha contraddistinto nel girone d'andata speriamo di tenerlo sempre, spero che oggi sia visto a tratti, anche se ovviamente contro Conegliano è difficile, però ce la mettiamo tutta. Dovete fare ancora qualche punto, diciamo, per la certezza. Per fortuna avete fatto tanta buona strada appunto nel corso del girone d'andata, delle partite che avete potuto giocare, quindi ora potete affrontare questo momento difficile con una relativa serenità. Sì, diciamo che il nostro girone d'andata è stato positivo anche per questo. Adesso recuperare da questa sfortuna del Covid, però abbiamo tante partite da recuperare, tante occasioni, e speriamo di recuperare presto la forma fisica e di fare prima possibile i punti che ci servono. Adesso si comincia subito, no? Giovedì già un primo recupero contro Busto, formazione in grande ripresa e siete lì. Sì, adesso per fortuna giocando di nuovo in casa, speriamo di darle un po' di filo da torcere. E ce la metteremo tutta. Vi allenerete poco in questo periodo e giocherete tanto, però questo da un punto di vista fisico ritarda o accelera il recupero? Penso che ci siano i pro e i contro. Ogni giocatore ha magari più bisogno di giocare, qualcun altro ha bisogno di essere in forma dal punto di vista fisico, quindi sarà un po' difficile fare attenzione soprattutto al feedback che ogni giocatore ha partita dopo partita. Giulia. Io semplicemente hai molto analizzato questa situazione, semplicemente oggi non avevi magari i tuoi punti di riferimento, hai comunque cercato di orchestrare benissimo e trovando varie soluzioni, questo è un po' quello che ho analizzato. Ti è mancato magari l'apporto soprattutto dell'opposto, Piani? Sì, sicuramente lei è sempre stato il mio punto di riferimento in tutto il girone d'andata, per me ma come per la squadra. Oggi c'era bisogno sicuramente di cercare di mettere in gioco tutte in base ai vari momenti e in base al tipo di ricezione, di difesa che c'era, appunto per cercare di ritrovare la forma fisica un po' per tutte il prima possibile. Poi ovvio che appena torneranno tutte cercheremo di essere al top. Grazie mille alla Luisa, grazie, in bocca al lupo. Grazie alla Luisa, ciao. In bocca al lupo a Trento naturalmente per il Tour de Force che l'attende, in bocca al lupo a Conegliano che andrà ad affrontare la Champions questa settimana. Bene Giulia, siamo in chiusura.